Ma intanto è ancora presto per giudicare definitivamente cosa manca e cosa c'è. Diamo tempo al tempo, ne abbiamo poco, però insomma voglio dire, vediamo anche le prime amichevoli per definire meglio l'organico. Abbiamo messo a disposizione dell'allenatore un gruppo formato dal nulla e quindi credo che sia giusto a chi è anche in prova dare la possibilità di esprimere un giudizio compiuto e a noi, all'allenatore, di definire meglio poi la rosa. Sappiamo per certo che per ruoli manca qualche cosa e quindi almeno un paio di ragazzi, un paio di giocatori servono proprio per coprire carenze di ruolo, al di là delle qualità di quelli che ci sono adesso. Quindi stiamo vedendo un attimino di completare almeno da questo punto di vista. Per quanto riguarda poi qualità e attitudini, insomma, aspettiamo le amichevoli per poter fare un'idea più precisa. Fino a questo punto Pergolizzi sembra abbastanza soddisfatto del gruppo che avete messo in piedi in così poco tempo. Viva Dio, se così non fosse sarebbe da preoccuparsi molto. No, devo dire, sul piano dei comportamenti sono ragazzi inappuntabili, educati, gentili, disponibili e questo comunque è già un punto che non è mai banale. E per quello che si è visto, quel poco che si è visto, la qualità non manca. Quindi l'allenatore ha riportato anche a noi queste sensazioni. Però insomma, sono, ripeto, sensazioni dei primi giorni. E quindi possono anche lasciare il tempo che trovano. Noi sappiamo quello che manca, ripeto, per completare dal punto di vista proprio dei numeri l'organico. Per le qualità aspettiamo, non pressiamo l'allenatore, ecco, per avere idee o giudizi che possono essere anche troppo affrettati in un senso o nell'altro. Il fatto che un giocatore come Lafferty si sia detto disponibile a tornare a giocare a Palermo può interessare o deve restare soltanto una suggestione per i tifosi? No, ma ci sono tanti giocatori che in questi calciatori ex importanti come Lafferty, qualcuno anche di più che si è magari dichiarato disponibile, però quando si compone una rosa, voglio dire, soprattutto che deve affrontare questo tipo di campionati, è giusto tenere a mente una serie di cose, non soltanto le qualità tecniche, non soltanto le qualità fisiche, non soltanto la disponibilità magari ad accettare dal punto di vista economico le condizioni necessarie, voglio dire, per poter essere anche acquistati, ma anche se vogliamo quelle più generali, caratteriali, comportamentali. Cioè, questo è un gruppo in via di formazione e deve crescere, diciamo, in maniera omogenea. Ecco, mettere dentro persone che possono avere una personalità esagerata potrebbe anche non essere positivo. Quindi, ripeto, si fanno valutazioni a 360 gradi, non soltanto sulle qualità prese in se stesse. Oltretutto bisogna considerare anche quelli che tu già hai e sui quali hai fatto un piccolo investimento o loro l'hanno fatto su di te prima di prendere decisioni. Per cui no, a priori non si scarta nulla, si valuta tutto, con piacere si registrano le dichiarazioni di disponibilità, poi da lì andarle a verificare fino in fondo, però insomma c'è bisogno prima di conoscere bene quelli che abbiamo e poi dopo eventualmente si va a vedere. Qual è il reparto su quale punterete maggiore attenzione in fase di completamento? Ma dal punto di vista numerico manca proprio là davanti qualche cosa ancora, no? E quindi è lì che stiamo valutando attentamente, voglio dire, quello che c'è oggi sul mercato, quello che offre il mercato, quello che si offre, un po' tutte le varie situazioni. E ovviamente devono essere compatibili, non soltanto dal punto di vista economico, insomma si sa che quest'anno si dovranno fare dei sacrifici, punto e basta. Però, ripeto, non si devono sbagliare le persone. Anche in un gruppo così che può essere anche fragile perché è un gruppo disomogeneo, tanti giovani, tanti anziani, nessuno tra di loro si conosce, è tutto in fase di costruzione. Quindi c'è il rischio che se metti sbagli magari ad aggiungere anche un pilastro, rischi che crolli pure tutta l'impalcatura poi. Non aspettavo una risposta del genere dalla città nella campagna abbonamenti. Io personalmente no, devo però confessare che invece il presidente aveva insomma, sensazioni molto, molto positive, che devo dire questo ieri, insomma, questi primi giorni non fanno altro che confermare. Sono contento ovviamente, soprattutto per lui, ecco, che non rimanga deluso. Quindi una bella risposta, insomma. Ecco, ha messo in crisi la struttura organizzativa ieri, stiamo cercando di adeguarla.
poi dal momento che inizierà la vendita libera probabilmente aumenteremo le postazioni e gestiremo meglio la fase di prenotazione per evitare che la gente poi stia lì ad aspettare e non si può, perché anche a pieno regime credo che più di 400 abbonamenti al giorno non si riescano a fare e quindi quantomeno dare possibilità a chi arriva di prenotarsi e il 401esimo magari sarà il primo giorno successivo, ma sa che a quel punto si chiuderà. Uno dei cacciatori che si è messo maggiormente in mostra è il francese Martin. Può spiegarci un po' la trattativa? Insomma, è venuto qui in prova, si è proposto lui. Sì, si è proposto attraverso un amico, neanche un amico, diciamo, calcistico, nel senso neanche un agente. È venuto, gli è piaciuta l'idea di partecipare a un progetto, questo progetto, usare questa definizione mi sembra sempre un po' esagerato, però voglio dire a questa storia, no, di rinascita, e ha chiesto di valutare se poteva o non poteva essere protagonista anche lui di questa storia. Lo stiamo valutando, si è proposto sicuramente positivamente dal punto di vista dei comportamenti e anche dal punto di vista tecnico, però ripeto, è presto per dare un giudizio definitivo. Aspettiamo la fine del ritiro, se sarà sufficiente, se no andremo avanti ancora una settimana, voglio dire. È giusto dire che arriveranno allora altri due attaccanti tra over e under, questo è il numero. È possibile, sì. Insomma, ragionevolmente stiamo sì, cercando di completare l'organico con un under e un over. Direttore, come si spiega questo ritrovato entusiasmo? Lei che ragioni si dà? No, beh, è facile magari dire, no? Si viene da anni un po' difficili, tribolati, voglio dire, dove magari il rapporto tra la città, la tifoseria, la società si era incrinato per via dei fatti che tutti conoscono, per cui il fatto di voltare pagina, il fatto di avere un rappresentante che dà anche fiducia, perché è una presidenza, voglio dire, molto coinvolta emotivamente. Abbiamo un presidente che quando parla si capisce, si percepisce che parla con il cuore, no? Al posto suo io a volte sarei un pochino più prudente. E quindi però c'è una ritrovata autenticità nei rapporti, che probabilmente è questo che è uno degli elementi, penso, che possa in qualche maniera aver determinato questo risveglio di senso di appartenenza, perché voglio dire, vedere qui al primo allenamento, peraltro in un giorno feriale, ancorché estivo, diciamo, l'affluenza che c'è stata non è cosa che si vede dappertutto, dappertutto. Quindi voglio dire, questo carica di ulteriori responsabilità, se vogliamo, no? Perché tanto entusiasmo, tante aspettative e quindi anche tante responsabilità. Non spaventa nessuno, però ne abbiamo consapevolezza, insomma, ecco. Nei prossimi giorni le prime due amichevoli, la prima sarà col Castelbuono, il 22 avete individuato l'avversario. Lo stanno cercando gli organizzatori locali, si voleva cercare un qualcosa comunque di graduale, come sempre, proprio per dare la possibilità all'allenatore di proseguire questo percorso di preparazione senza strappi eccessivi che possano magari avere poi ripercussioni anche sulle condizioni fisiche, anche perché poi, come sempre, ma è inutile dire, nei primi giorni si cercano di mettere a punto, oliare meccanismi che è più facile fare se l'avversario non è particolarmente impegnativo. E quindi stanno cercando gli organizzatori una squadra comunque di categoria inferiore. Qua Mauri lo possiamo inquadrare come classico acquisto di prospettiva, quindi anche in chiave futura, visto che insomma è uno che conosce bene anche la Serie C. Beh, ma ce n'è più di qualcuno in questo gruppo che può essere utile anche nella o nelle categorie superiori. Lancini, Certo. Martinelli, i più giovani, tra i più giovani, voglio dire, c'è qualcuno sul quale, con il quale abbiamo già iniziato a fare dei discorsi con le società che ce l'hanno dato in prestito per eventualmente poterli utilizzare o riscattare anche in futuro, insomma, discorsi aperti un po' con tutti. E quindi qua Mauri è un ragazzo che fin tanto che sta bene fisicamente gioca tranquillamente a questi livelli e anche a livelli superiori, quindi vedremo, voglio dire.